di essere qui, ci fa molto piacere che siate così numerosi. Questo incontro è stato pensato da noi di Como Civica come un momento di incontro con i nostri sostenitori, amici e simpatizzanti dopo un anno di lavoro all'interno dell'amministrazione comunale. Circa un anno fa siamo stati eletti in consiglio comunale, siamo tutti nuovi all'esperienza politica e ci è sembrato interessante trovarci con voi, che ci avete sostenuto e che ci sostenete, per fare il punto della situazione. Allora, vi raccontiamo noi alcune cose di quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo, in realtà poi ci piacerebbe avere un riscontro da parte vostra di quelle che sono le impressioni e le percezioni da chi non è dentro direttamente coinvolto e sapere anche quali possono essere gli indirizzi per migliorare ulteriormente il nostro lavoro. Innanzitutto una presentazione dei presenti di noi. Abbiamo il nostro assessore Lorenzo Spallino, assessore all'urbanistica, all'edilizia privata, all'informatizzazione e alla statistica. Ci sono io, che sono Marco Tutavanti, sono il consigliere capogruppo. C'è Giorgio Sevis, consigliere comunale e presidente della Commissione 1. C'è Mario Forlano, consigliere comunale, vicepresidente del Consiglio. Dovrebbe arrivare prima o poi anche Italo Nessi, consigliere comunale e presidente della Commissione 3. Dei nostri consiglieri comunali non possono essere presenti stasera Antonello Paoletti, Filippo Bianchi e Ivano Cairoli per problemi di lavoro. Abbiamo inoltre in questo momento, arriva il sindaco, quindi la gratuita presenza del sindaco Mario Lucini e dell'assessore ai lavori pubblici Danilo De Rosa. Quindi partirei con quello che è stato, che è uno stralcio dell'intervento che ho fatto l'anno scorso quando sono state presentate le linee programmatiche del sindaco, che dice chi siamo noi. Siamo persone impegnate nella società civile, ma neofiti della politica, che all'interno della politica vorrebbero portare lo spirito di servizio che ci ha visti impegnati altrove. Per noi era ed è continuamente, tutti i giorni, una sfida, un impegno, perché, ripeto, come ho già detto prima, noi non siamo politici di professione, però riteniamo di avere qualcosa da portare anche noi all'interno del palazzo, che è l'onestà, la trasparenza e la comunicazione con i cittadini, che sono appunto stati i nostri sostenitori, i nostri elettori, e che sono costantemente e continuamente in contatto con noi. Grazie Marco per l'introduzione, mi chiamo Giorgio Sevis, sono di Tavernola, sono stato eletto consigliere comunale e presidente della prima commissione consigliare. Oltre alla carica di presidente della prima commissione sono anche presidente della commissione delle civiche benemerenze, per capirci quelli che assegnano tutti gli anni l'abbondino d'oro, e che è la commissione sostanzialmente composta sia dai commissari della prima più il sindaco o un suo delegato e il presidente del consiglio comunale. Come diceva Marco, la prima commissione si occupa di temi che riguardano affari generali istituzionali, bilancio, programmazione e personali. In una parola, la prima commissione si occupa di risorse. A questo punto voglio anch'io andare in parallelo con il programma, perché è bello fare dei bei programmi, dei bei proclami in fase di campagna elettorale, però è opportuno ogni tanto fare anche un punto e cominciare a capire che cosa sia stato fatto nel programma. Il nostro programma ha sempre pensato che le risorse sono sicuramente importanti, però non devono mai essere in secondo piano le finalità, perché noi possiamo avere risorse immense, abbiamo visto negli anni le risorse che ha avuto la città di Como, spesso sono state gestite in maniera un pochino approssimativa. Su tutto deve prevalere appunto l'orizzonte che hanno queste scelte e quindi la programmazione, quello che queste risorse nel corso degli anni sono destinate a finanziare. Per risorse
voglio intendere non soltanto le risorse in tema di economico, quanto una grandissima risorsa che va valorizzata, che sono le persone. E un altro concetto che mi piace ricordare è quello che in campagna elettorale abbiamo chiamato il BIL, benessere interno lordo, cioè l'indicatore che cerca di misurare la qualità della vita delle persone. Le risorse. Questo è l'andamento delle spese in conto capitale, dopo entro nello specifico in maniera molto rapida su cosa sono le spese in conto capitale negli anni dal 2000 al 2012. Vedete che sono passate da 36 milioni di spicci nel 2000 a un dato provvisorio del 2012 di 5 milioni e 2. Chiaro che quando diciamo che non ci sono i soldi, non è che ci inventiamo, cioè i dati reali sono questi. Dopo ovviamente dobbiamo fare il fuoco con la legna che abbiamo. In Toscana dicono che senza l'iller si l'allera, cioè i soldi comunque sono fondamentali, però non è solo questo a cui facciamo attenzione. Dicevo, le spese in conto capitale sono le spese che vengono effettuate per gli investimenti ai sensi dell'articolo 133 del testo unico degli enti locali. Differiscono dalle spese correnti, che sono invece tutte quelle legate al funzionamento del comune e all'erogazione dei servizi. Per capirci, per fare un esempio molto terra terra, le spese per investimento sono quelle per l'acquisto di una casa, le spese correnti sono quelle per farla funzionare. Nel caso del Comune di Como, ad esempio, gli stipendi, comunque tutto quello che è il funzionamento. La differenza tra spese correnti e spese in conto capitale è importante anche perché il bilancio del Comune di Como, come tutti i bilanci degli enti, hanno una struttura un po' particolare, delle volte anche abbastanza poco comprensibile. Funzionano infatti a conto capitale e corrente, mentre invece i bilanci normali delle aziende funzionano a stato patrimoniale e a conto economico. Quindi abbiamo visto che ci sono assolutamente meno risorse. Quando ci sono meno risorse dal punto di vista economico, una delle prime cose che insegnano i nonni è quella di allora dobbiamo risparmiare da qualche parte. I primi risparmi fatti da questa amministrazione: non è stato rinnovato il mandato di 8 segretari di nomina sindacale dei sindaci e del sindaco e degli assessori, risparmiando 242.000 euro all'anno. Abbiamo sostituito con 2 dirigenti, 3 dirigenti precedentemente, quindi abbiamo risparmiato altri 120.000 euro, e abbiamo fatto alcuni tagli sulla segreteria generale per altri 12.000 euro, risparmiando 374.000. Le 8 segretarie e sindaco assessore sono state sostituite andando a prenderli da personale. Successivamente, nel quinquennio 2007-2012, sono stati erogati dalla Giunta per buone uscite, sia per gente che è andata in pensione, sia per gente che ha lasciato l'amministrazione, complessivamente 968.000 euro. È stato deciso che nessun bonus sarà dato a chi esce, sia per pensione che per altro. Inoltre, l'ultima cosa è la riorganizzazione, è una delle cose che c'era nel programma elettorale, era la riorganizzazione delle aree del personale. È in corso la riorganizzazione, le aree diventeranno 5 e risparmieremo altri 10.000 euro. Nello specifico, faccio solo un breve accenno, questi saranno la nuova macrostruttura, saranno le 5 aree. Tenete conto che il comune occupa più di 900 persone e nell'ultimo settore, quello delle politiche attive per i cittadini, è impiegato quasi il 60%. Tenete conto, solo nella refezione scolastica siamo intorno al 20-25% dell'impiego complessivo del comune. Quindi sicuramente abbiamo una macchina che va ottimizzata, perché un'altra cosa fondamentale nell'ottimizzazione è efficientare, quindi un funzionamento che sia sempre più efficiente e trasparente, per evitare sprechi, rivoli strani che se ne vanno un po' a destra e a sinistra. Questo è un altro estratto del programma in cui appunto pensavamo di mettere in rete le delibere, di sostanzialmente creare sistemi di controllo, trasparenza e fare in modo che i cittadini conoscano e quindi possano partecipare. Cosa abbiamo fatto? Questi sono altri temi che avevamo in campagna elettorale.
mettere in rete tutte le delibere comunali. Abbiamo messo in rete tutte le delibere comunali, gli atti amministrativi e gli appalti. L'osservatorio invece è in divenire, questo osservatorio per monitorare il rispetto, chiaro che alcuni contratti sono in corso di sottoscrizione e comunque l'osservatorio è in divenire. Pubblicare bilanci comprensibili alla popolazione. Come dicevo prima, il bilancio del Comune di Como è abbastanza complesso. In collaborazione con l'assessore alla partita e con il gruppo bilancio si sta creando una sorta di tabella di comparazione per fare in modo, comunque ve lo dico in maniera molto 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 semplice, per fare in modo che comunque il bilancio comunale sia molto più comprensibile, per arrivare poi al bilancio partecipato. Riqualificare e motivare il personale comunale. Abbiamo visto che il personale comunale, in effetti, come si diceva prima, è molto numeroso, soprattutto è un personale anziano, è un personale che ha avuto poco ricambio perché per effetto del patto di stabilità, che non blocca soltanto il comune in quanto dal punto di vista economico, ma anche il turnover del personale è bloccato perché non si può andare a rimpiazzare le persone che vanno in pensione, cose di questo genere, o soltanto in maniera parziale. Il comune sta facendo molto ricorso, specialmente per la stagionalità, per le mense e quant'altro, a del lavoro temporaneo, però comunque sia la sfida successiva alla risistemazione delle aree è proprio quella di andare ad avere un personale motivato, perché chiunque di noi ha a che fare con la macchina comunale debba sentirsi servito e non debba sentirsi un fastidio. Qui la legge ci ha dato una mano, perché su tutto questo, su tutti questi ambiti ci sono state delle norme di legge che sono uscite ad hoc e di conseguenza, ovviamente con la tempistica necessaria, stiamo sistemando e finendo tutte queste procedure. E da ultimo, l'intenzione era quella di pubblicare sul sito del Comune tutte le norme e le designazioni fatte dal Comune, compresi i compensi, era il nostro impegno di trasparenza, e anche questa cosa è stata rispettata. Ovviamente c'è ancora molto da fare, è il primo anno e di conseguenza il lavoro in corso lo vedrete tantissimi anni. Grazie. Adesso interverrà l'assessore Spallino, che ci racconterà qualcosa dal punto di vista della rendita. A me l'hanno detto stai leggero, non sapevo che venisse il sindaco, quindi se il sindaco adesso voglio fumarsi una sigaretta, forse è meglio. Non sapevo di essere così timido. Allora, io non mi ricordo, mi ha detto stai leggero, perché sennò facevo anch'io il lavoretto con la spunta. Non usare tecnicismi, non usare cose complesse. Va bene, allora, la busta paga dell'assessore, eccola, l'avete mai vista? Busta paga dell'assessore, 2308 trattenute netto in busta 1734, e già, però sui 1734, attenzione, 43%, se parla di una linea, se da... se non ho scritto dei scemi in sé. 43% il contributo di solidarietà, pago circa il 50%, 1175. Orientativamente in comune passo meno di 5 ore, sono 47,58 euro. Sono pochi, sono tanti? Allora. I costi standard dicono che dovrei prendere 365 euro, i costi standard europei, sono sopra, i costi standard tengono conto degli investimenti del segretario eccetera, io sono molto sopra i costi standard, comunque questo per dire che insomma non venite a dire che c'è la casta, va bene, e caspita, c'hai bene,
Cioè, sì, ho dei problemi pazzeschi. C'ho un posto auto, ovviamente si utilizza quando uno va in comune, e poi c'è un BlackBerry. E ho scoperto che il BlackBerry è sì gratuito, ma solo verso i numeri che sono in rubrica, quindi gli assessori dirigenti, e si pagano gli SMS. Veramente una roba da marcione, diciamo, c'è per dire. Non potete farmi pagare gli SMS, che comunque vanno sempre le stesse persone. Va bene. Adesso passiamo a una cosa un pochino più seria. Ho pensato, e tu che vi faccio, siccome settimana prossima inizia la discussione del PGT, vi faccio vedere un paio di cose, che non sono le solite cose che vedono i consiglieri, eccetera, ma il noccio, quello che c'è sotto del PGT. Questa, cioè sono le scelte, quello che c'è dietro le scelte del PGT. Questa è la crescita della città dalle prime analisi statistiche omogenee e comparate, cioè all'incirca dalla fine della guerra. Come ha avuto un incremento fortissimo tutto di immigrazione, subito dopo la guerra, e una lenta decrescita con una stabilizzazione negli ultimi anni. Questo è il movimento naturale, il salto naturale nati morti, ad eccezione delle prime fasi che sono tutte comparate queste statistiche. Il saldo naturale è passato negli anni 60, nel 50-60, a un saldo negativo, cioè muoiono più persone di quante ne nascano a Como. Questa è una torta molto interessante, perché ci dice che il 59% delle famiglie, cioè nuclei parentali, che comprendono anche i nuclei monoparentali, il 59% è senza figli, vuol dire che Como tende a diventare una città per anziani. E questo è il saldo migratorio. Il movimento migratorio ha però un saldo positivo: tra le persone che escono da Como e le persone che entrano a Como, il saldo è comunque positivo, e questo compensa. Questa è la curva dell'incremento degli stranieri residenti, quindi soltanto quelli residenti in Como, e vedete che è una curva costante, e le due strisce sono maschi e femmine, perché non, ovviamente gli immigrati non sono necessariamente, quando vengono per lavoro, non necessariamente vengono in coppia, sono sposati. No, e come, quindi sono più di 10.000, sono 5.000 più 5.000, sì, maschi, lo scarto, e femmine. Esatto. Questo è come è ripartito al 2008, cioè gli ultimi dati omogenei, sono 43% sono europei, 12% dalle Americhe, l'Oceania, una percentuale inesistente, l'Asia prende 25%, 20% dall'Africa, quindi 43% sono europei. Dove sono? E quindi vedete come sono campionati, quindi sono nelle aree di Ponte Chiasso, che tradizionalmente è un'area di immigrazione, e poi ovviamente tra soprattutto Reggio Camerlata sono le due aree di maggiore concentrazione. Però notate che c'è una omogeneizzazione abbastanza forte sul centro storico, dove sul centro storico vero e proprio una persona su tre ha più di 65 anni, e una persona su tre di queste non è autosufficiente. Quindi la parte centrale della Convalle, non è vero, dicono le statistiche, che è la parte ricca, è la parte dove si concentra buona parte dell'immigrazione e buona parte delle persone anziane. La parte, tra virgolette, perdonatemi il termine, produttiva, sono le giovani coppie, tendono a uscire dalla città, tendono ad andare dove i valori immobiliari sono molto più bassi. Questo è un trend che ovviamente deve essere nei limiti del possibile invertito. Queste sono invece le previsioni della popolazione residente. Abbiamo circa 5 stime, poi ridotte a 2 a fecondità costante e fecondità in crescita. Per essere chiarissimi, le persone che entrano generalmente fanno più figli, le persone stanziali, comaschi, fanno molti meno figli. In ogni caso sono abbastanza positive, con una fecondità costante, cioè quella sulle basi statistiche, c'è un incremento valido, ma soprattutto con una fecondità in crescita che viene data, attenzione, non soltanto dagli immigrati, ma viene anche data dalle migliori condizioni di benessere, più servizi sociali, più attenzione alla persona, generano maggiori possibilità di incremento di questa curva. Quindi la fecondità in crescita non è, come si crede, soltanto quella degli immigrati, ma anche degli italiani residenti.
Allora, per tirare le somme, il piano di governo del territorio prevede un incremento di 3.655 abitanti, sono abitanti stimati. E dove si mettono tutti questi abitanti? Sono la grandissima parte da ambiti di trasformazione, cioè ambiti della città che devono essere riadattati, che erano a produzione generalmente e che hanno necessità di grandi interventi. Noi abbiamo, sempre tra virgolette, la fortuna rispetto ad altre città come Lecco di essere rimasti indietro nella trasformazione della città, abbiamo maggiori chance per il futuro. 568 arrivano da piani attuativi che sono stati licenziati negli ultimi due anni, l'ultimo anno e mezzo, e che quindi arriveranno come nuove edificazioni. Piani attuativi in itinere, cioè quelli che sono comunque in corso e che non sono stati approvati, sono pochi, sono 337, e 432 arrivano da recuperi di aree dismesse. Allora, 3.655 abitanti, che è una stima ovviamente di insediamenti, sono 511.700 metri cubi, non sono pochi. Abbiamo due ambiti di pianificazione attuativa, cioè sono due ambiti che sono soggetti a pianificazione per nuova edificazione e sono tutte e due dell'ospedale Sant'Anna. È uno dei prezzi che Como paga per l'ospedale in base, non è scritto nell'accordo di programma, ma è una delle richieste che ha fatto la Regione Lombardia a Como, in particolare per il settore lombarde, e nella precedente amministrazione, per valorizzare le aree, perché le somme di queste valorizzazioni venissero poi destinate al nuovo ospedale, il contributo di Como è stato questo. Non esiste un solo metro quadro nella previsione del piano adottato di aree che possono essere edificate con concessione singola. Tutti i 3.655 abitanti, se si escludono i due ambiti di pianificazione attuativa dell'ospedale Sant'Anna, sono tutti su ambiti di trasformazione. Quando si sente parlare di consumi di suolo zero, insomma, bisogna dare un'occhiata a questi valori, perché non si esclude che in futuro nuove aree libere possano essere liberate, però in questo momento la scelta dell'amministrazione è stata quella di tutelare il suolo esistente. Questo piano è perfetto? No, questo piano non è perfetto, come non sarebbe perfetto nemmeno se l'avessimo fatto noi. Abbiamo ereditato questo piano e l'abbiamo preso in mano subito, a giugno dell'anno scorso. A settembre abbiamo avviato le consultazioni che non erano state fatte, l'abbiamo presentato, l'abbiamo pubblicato, ne abbiamo discusso e ci abbiamo messo mano nei limiti del possibile, perché comunque l'impianto generale non poteva essere scardinato. Siamo in una fase epocale nel passaggio dei piani regolatori e dei piani di governo del territorio, cioè dal passaggio da una zonizzazione molto puntuale a una gestione del territorio che invece è molto lasciata alla contrattazione, che è una brutta parola, però rende bene l'idea, tra il pubblico, che è il titolare dei diritti edificatori, e i privati. La pianificazione del territorio avviene con piano di governo del territorio attraverso i piani attuativi e gli atti di pianificazione di programmazione negoziata. La scelta del piano di governo del territorio è stata quella della obbligata, peraltro, della legge della sostenibilità, cioè non possiamo immaginare di mettere nuovi abitanti se non abbiamo i servizi per accoglierli, e l'implementazione del criterio di precauzione nell'utilizzo del suolo, cioè prima di utilizzare il nuovo suolo dobbiamo dimostrare che non abbiamo altre possibilità di intervento sull'esistente. La scelta forte di questo piano, che è un piano comunque conservativo e su cui abbiamo ricevuto i complimenti della Regione Lombardia, è sì a trasformazioni del territorio gestite, programmate per amministrazioni, no a trasformazioni endogene, cioè a trasformazioni lasciate all'iniziativa del privato. Per gestire questo processo abbiamo chiuso l'esperienza dell'ufficio di piano che aveva ideato e gestito il piano e ne abbiamo riaperto uno nuovo stabile che sarà per sempre presso l'amministrazione. L'ufficio di piano che cosa fa?
monitora gli obiettivi che si è dato il piano, gestisce i processi di trasformazione, gestisce le forme di partecipazione sulle nuove trasformazioni e propone le proposte di modifica allo stesso piano. L'ufficio di piano è prevalentemente costituito ovviamente dall'urbanistica, ma tiene in sé tutte le aree di tutta l'amministrazione, in particolare le aree che si possono rendere necessarie coinvolgere quando si affrontano determinate specifiche determinate. Possiamo cambiare questo piano? Sì, possiamo certamente migliorarlo. L'idea è quella, già a settembre, se riusciremo ad approvarlo nel prossimo 2 settimane. Non ho capito. No, lo approveremo nel prossimo 2 settimane. Adesso ho capito bene. No, perché è il Consiglio Comunale che decide, non sono io, non è il sindaco. Il Consiglio Comunale decide se approvare il piano. Quindi la responsabilità di approvarlo è del Consiglio. Noi l'abbiamo confezionato e glielo portiamo sul tavolo. Poi deciderà il Consiglio. Bene, a settembre avvieremo un processo di piano e servizi. Il PCT è composto da 3 parti, piano e servizi, piano delle regole e documento di piano. Il piano e servizi è quello che dice quanti servizi sono necessari e quanti dobbiamo realizzare per sostenere queste previsioni edificatorie e di sviluppo, soprattutto nella direzione in cui vogliamo andare. Allora, noi abbiamo un piano e servizi che è l'elemento più debole sicuramente di tutto il sistema. Vogliamo andare a rivedere il piano di servizio per vedere che cosa abbiamo e che cosa avremo bisogno in termini di strumenti. Vogliamo identificare 3 elementi, che sono: uno, la parte dei percorsi, cioè la parte della cultura, la parte del turismo, sono deficitari in questo piano. Sono descritti bene sotto il profilo storico, ma non sono poi calati nel piano. Non c'è un'azione precisa sulla parte culturale, un'azione precisa sulla parte del turismo nell'urbanistica. Dobbiamo introdurre uno strumento della perequazione. Noi dobbiamo dare risposta anche alle persone che oggi hanno avuto i fondi edificabili per molti anni e oggi non se li ritrovano più edificabili. Dobbiamo reintrodurre lo strumento della perequazione che è previsto dalla legge regionalistica 2012, in cui tutte le persone partecipano ai diritti edificatori. I diritti edificatori compongono un mercato e questi diritti edificatori vengono venduti sul mercato. Non avrà più importanza dove io li colloco, avrà importanza il fatto di garantire a tutti una, chiamiamola, premialità diffusa in termini di edificazione, che però dovrà andare a concentrarsi su determinati ambiti. Dobbiamo, ma questo sulla regolamentazione SUAP, cioè lo sportello unico delle imprese, in gran parte siamo già andati avanti e ci abbiamo già messo mano, dobbiamo lavorare su una semplificazione normativa. Il corpo delle norme tecniche non è più come del piano delle regole, non sono più come le vecchie norme tecniche, è uno strumento astratto che si interseca. Se voi chiedete il certificato di sezione urbanistica nel vostro terreno, vi ritroverete che cosa dice il documento di piano, cosa dice il piano di servizi e che cosa dice poi alla fine con tutte queste 3 parti come si compongono. Dobbiamo lavorare molto sulla semplificazione. Dobbiamo implementare molto l'housing sociale. La parte di domanda di edilizia che oggi è fortissima è quella dell'edilizia convenzionata, che poi comprende tutte le parti di edilizia. Qui abbiamo domande di 3 volte l'offerta sul territorio, mentre per l'edilizia libera cosiddetta, a parte l'edilizia di lusso, abbiamo un eccesso di offerta rispetto alla domanda. Il piano, così come era licenziato, prevedeva all'incirca 50 unità abitative su una previsione di incremento demografico di 5.000 abitanti, di insediamento di 3.000, capite che 50 unità abitative sono una miseria. Le abbiamo portate a 360, ma dobbiamo lavorare per implementarle ancora di più. Però per questo prima dobbiamo sistemare il piano di servizi. Dobbiamo lavorare sulla compensazione ambientale, cioè noi non possiamo chiedere alle persone che hanno i fondi all'interno di un PLIS, ce ne sono 4 di PLIS, cioè piani locali, di tenere i loro fondi a boschi perché le persone che poi sono di fianco e hanno invece gli edifici godano del verde, godano del bosco. Dobbiamo trovare dei sistemi per favorire anche le persone che attraverso il mantenimento del verde contribuiscono al benessere delle altre persone. Sono criteri di compensazione ambientale. Dobbiamo lavorare molto sulla premialità per l'efficienza energetica, perché in questo momento in Italia abbiamo moltissime norme
tra di loro spesso contrastanti, tra parte nazionale e parte regionale sull'efficienza energetica, dobbiamo lavorare perché il comune sia lui stesso attore nel garantire una premialità. Io non dico di attribuire volumetria, perché è sempre volumetria, alla fine poi questa volumetria qualche parte deve andare, ma certamente sulla parte fiscale possiamo fare un buon lavoro, nei limiti in cui ovviamente, nei limiti che sono dati alle amministrazioni comunali. Mi sembra di aver finito, sì, ho finito, spero di non avervi annoiato, il sindaco adesso mi riprenderà. Con cosa andiamo avanti? Andiamo avanti con i taronessi. Bravo. Come lista, e poi finisco la premessa, ci siamo comunque ritrovati, pur anche qui nelle differenze, perché le differenze ci sono. L'ho detto prima, noi siamo cittadini singoli che non appartenevano a formazioni politiche, che a un certo punto hanno detto ci impegniamo perché così non si può andare avanti. E al di là delle differenze, direi che quest'anno qui di percorso è stato comunque dal mio punto di vista un anno positivo, pur con tutti i limiti di essere dei neofiti in consiglio comunale, ma ormai il meccanismo l'abbiamo conosciuto e anche vari personaggi interni, da una parte e da quell'altra. Ora, tocchiamo qualche argomento dell'ambito della commissione terza, perché di carne al fuoco ce n'è tantissima, come inevitabile che sia. Qui questo è l'inizio, sì. Allora, la cultura, non si poteva non toccare il capitolo delle grandi mostre, però io mi chiedo, non so se si legge qui, l'assessore alla cultura ha la facoltà di decidere un proprio percorso, assumendosi una responsabilità ovviamente, e l'assessore ha deciso di valorizzare i talenti locali, di creare un percorso che è un percorso pluriennale, di toccare dei luoghi diversi che non fossero la semplice Villa Olmo. E io mi sono chiesto, ma come deve necessariamente avere delle grandi mostre? Non penso che l'abbia ordinato qualcuno, pur nella positività del percorso passato, perché ci sono degli aspetti passati. Che cosa significa fare cultura? Cosa si intende per cultura? È la valorizzazione del passato o è la costruzione del futuro? Esiste anche qui, scusatemi se mi riferisco all'inglese, quello che gli inglesi chiamano l'opportunity cost, che è il costo di opportunità, ovvero noi investiamo dei soldi per fare le grandi mostre. Io nella mia testa penso sempre, se negli ultimi 9 anni avessimo investito di quei soldi lì in altri ambiti o in una maniera diversa, che cosa avremmo potuto creare? Per cui le grandi mostre va bene, però non l'ha ordinato nessuno a Como che bisogna andare avanti a fare le grandi mostre. Sui giornali appare sempre questa cosa qui della grande mostra, siamo lì a contare i biglietti dei visitatori e io mi chiedo chi usufruisce di quel pezzo di cultura lì, perché la grande mostra è un pezzettino di tutto l'arcipelago della cultura che è stato trasformato nella cultura in passato, probabilmente bisogna un po' rivederlo. Comunque la mostra è là da vedere, invitiamo a vederla, e questo è uno degli aspetti più pregnanti di quello che si è fatto. Qualcuno di voi conosce tutte le altre iniziative culturali che l'assessore Cavallini ha messo in atto durante quest'anno? Sono decine e decine, io qui non mi metto neanche a elencarne una. Ma ci sono state un sacco di iniziative che non sono neanche apparse. Ognuno può fare mente locale e poi andate da Cavallini a chiedere, vi dà un elenco lunghissimo di iniziative culturali che sono state fatte. Sempre appare la faccenda della grande mostra. Quindi il sistema in qualche modo è distorto ed è per quello che ho messo l'ultima domanda, cosa intendiamo per giornalismo sempre in ambito culturale. Poi, cosa è stato fatto? È stato rinnovato il regolamento della convenzione del sistema bibliotecario intercomunale, che andava rinnovato, sono cambiati alcuni articoli, alcuni aspetti di questo regolamento.
abbiamo aderito al coordinamento Comasco per la pace, e questo è un altro modo per fare cultura, no, ma non ci attendiamo. È stata riformulata l'adesione al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace, si è riattivata la consulta della cultura. Sappiamo che come città messaggera di pace, giusto recentemente c'è stata la manifestazione chiamata Intrecci di Popoli, che ha visto protagoniste le città gemellate, che sono le solite quattro, solite tra virgolette, e mi fermo qui per quanto riguarda la cultura.